Salve amici, bentornati nel mio canale, io sono Adonai e oggi andiamo avanti con la Parency Legacy Challenge. Da Bri e sì, Bri è morta. Cacchio. No, eccoci da Amelie. Kyle che dorme. Amelie sta invece preparando la cena. E il nostro Benjamin è qua che sta facendo un allenamento. Shib è qui che lo guarda. Osmine, ma tu sei pazzo. Tra l'altro, Shib ha partorito due adorabili cucciolotti. Si è accoppiata con Hiro. E sono Carrie e Yu, che non sono qui perché li ho passati, li ho regalati, e Tristan, visto che non ricordo se avevano animali, mi sembrava di no, forse un dalmata. Comunque adesso vive con Tristan. È un regalo che lei ha voluto fare comunque al nipotino Giuseppe, visto che adorava le sue volpine. Lei ha quasi finito di preparare una cena dai sapori selvadoregni, e vieni anche tu a prenderti una porzione, visto che, se non ricordo male, avevi fame, ma non è anche tanta, perché in realtà ti ho fatto dormire fino ad ora. Lui ha fatto tutto, quindi spero che la prossima volta mi porti a casa una promozione ed è a livello 6 di guru tecnologico. Lei ha avuto una promozione, quindi siamo adesso a livello 8 e siamo diventati responsabili di fondi speculativi. Abbiamo... L'ho fatta raggiungere livello Seccari e Logica in questi giorni. Questo rimane completato perché lei ha tratto responsabile. Per cui ecco, mi auguro che anche per lei arrivi presto una promozione. Fidanzati ufficialmente con Benjamin. Oh, certo, Benjamin vuole fare fichi fichi nel cespuglio. Diventa fiducioso. Ok, intanto infatti ragazzi, dai, state un pochino insieme. Non capisco perché uno mangia in cucina e l'altro non so dov'è. Vabbè, l'altro si sta mettendo in sala da pranzo, che forse è il posto più logico dove consumare il pasto. Oh, loro hanno raggiunto il livello 2 dell'abilità di cultura selvadoregna. Ah, volevo anche tornare a Selvadorada più avanti, non adesso. Proprio perché vorrei che lei arrivasse a livello 10 di archeologia, visto che lei è a livello 7. Insomma, tanto vale tornare a cercare di massimizzarlo. Ragazzi, voi flirtate un attimo. Fagli un complimento sincero. Loro ovviamente ne hanno parlato spesso nella loro relazione. Lei gli ha detto che anche se vuole fare le cose serie con lui, perché lei lo ama, questo è chiaro, vuole andare con calma per quanto riguarda il mettere su famiglia, perché prima lei, per lei la carriera... viene prima di tutto, quindi vuole prima essere, arrivare a un buon livello degli affari e poi dopo pensare semmai a un figlio. Lui, tutto sommato, è d'accordo. Tra l'altro, i suoi tratti l'avevo visti, ma non c'era amante dei bambini e cose del genere. Quindi, insomma, lui è d'accordo con Amelie. Ora magari flirtate un pochino, anzi, visto che ti vuoi fidanzare. Vieni qui, baciala. Ecco, lei ora sta pulendo piatti. Non so cosa vuole l'MCC Commander, che finora è stata zitta. Lo so che sono Amelie, ma se sta buona ti fa felice. Dieti, cioè, non lo veniva. Oh, tesori, mi piacciono tantissimo loro due insieme. Vabbè, resta lì. Romantico. Accarezza la guancia. Discuti dell'umore di disagio. No, ora però proporle le nozze proprio qui non mi piace. Non è molto romantica, insomma. Stringila invece. E poi andate a fare fichi fi. No, 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 no. Non cercare di avere un figlio sbagliato, per carità. Per carità. Questo non ho capito che gli ha preso adesso. Ok. No, 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 non andate.
No, non andate, non dovete cercare di avere un figlio, per l'amor di Dio, fermi. Fermatevi subito. Ok. Perfetto. Fate solo fichi fichi, grazie. Questa cosa non è venuta fino ad ora. Ora via a darmi la next expansion. Vabbè. Oh, Kyle si è svegliato. Tesoro, dormi ancora perché hai sonno. Tra l'altro non voglio guardare la sua barra della vita perché è veramente basta, cioè è arrivata al massimo. Quindi ho paura. Muani, dai, entriamo. Vai, piccola. Lo stallone sta arrivando. Oh, via. E fichi fichi fu. Così almeno lui è felice. Lei. Cosa vuoi? Sali di livello un carisma. Guarda, per l'appunto. Peccato che tu mi muori di sonno, altrimenti era fattibile. Mi sono persa. Dove sono? Ok. Invece devi dormire, mio tesoro. E anche tu, pure se tutto sommato stai bene. Anzi, guarda, sai cosa? Visto che tutto sommato stai bene, vieni qui e mi fai. No, non social network, ho sbagliato. Programma. Crea un plugin. Continua il lavoro freelance. Vai, anzi. Nelle 2:12, ma lo sappiamo che i tecnologici tendono ad essere notturni. Cos'è questo desiderio su Kyle? Si è amichevole con Kyle, va bene. Diventa fiducioso. Sarebbe facile, basterebbe farti mangiare queste, ma ormai le ho vendute tutte. Tu stai andando a dormire, Amelie? Sì, bravissima. Che giorno è? Giovedì, dannazione. Lui lavora, lui è sabato di festa. E lei pure. Quindi fino a sabato. Non ero del tutto sicuro di sceglierti per un compito così importante, ma hai completato il lavoro, grazie mille. Prego, abbiamo anche guadagnato dei soldini. Perfetto, dai, vai a dormire anche te, che sennò poi domattina mi muori, mi crolli. Ci vediamo domani quando si svegliano. Ok, Benjamin si è già svegliato. Potrebbe fare una cosa meravigliosa. Aiutare un secondo in casa. Anche lei si è svegliata. Allora, tesoro, tu fai un'altra cosa. Come stai? Stai tutto sommato bene? No, non andare giù. Vabbè, quando arrivi giù, chiama. Chiappa, dov'è lei? Ecco, ah, è qua che dorme. Oh, amore. Vieni a svegliarla. Sveglia Shiba. Va bene, male di Instagram, ormai l'ho fatto. Facciamole una fotina mentre dorme, la piccola stellina, ma che amore. Ok. E adesso la baci, la accarezzi. E le chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Poi tu mi riempi la ciotola e chiami proprio Shiba. Riempi la ciotola e chiami Hiro. E poi mi fai colazione. Uova strapacciate con pancetta. Benjamin, mi hai? Sì, perfetto, bravissimo. Lavami il boccato allora. Ti siamo piantati a qui? Ok. E poi ti fai una doccia. Fai una doccia normale, vai. Ah, cavolo, devi già andare al lavoro. No, allora non fare la colazione. Si arrangeranno questi uomini. Vedi, Kyle si sta già arrangiando mangiandosi un bel tacos di pesce. Buongiorno, babbo, eh. Guarda, mi fa piacere che almeno Kyle si sia trasferito un tempo, perché quantomeno Amelie non è rimasta sola, cioè, a parte avere Benjamin, però gli è rimasto almeno suo padre. Tu a che ora vai al lavoro, scusami? Ah, tu alle 9. Ok, teniamo la tua privacy, ma mi sa che non ce la faccio a farti mangiare ormai. Mangerai al lavoro qualcosa. Lei dovrebbe essere già sul lavoro sodo, infatti. Sapete che facciamo oggi noi con Kyle? Andiamo al ristorante, sì? Lo gestirà lui.
Eccoci, questi sono rimasti fuori, manna. No, ho pestato la cacca. Chi è stato? Chi è stato a fare la cacca in casa? No, scusate, fermi tutti. Amichevole, non, forse non è stato lui. È stata lei? Nessuno dei due. Vabbè, prova amore. Non è stato nessuno a fare i bisognini in casa? Un po' accarezza lui. E chiedeli di andare a fare i suoi bisogni. Che schifo, lui ha pestato la cacca a piedi nudi, raga, che schifo! Ah. Facciamo qualcosa? Non fate caso a questa cosa nera, è che avevo provato a installare l'HQ mod. Non qualcosa, ho sbagliato qualche cosa perché i sim si vedevano tutti neri ed è già grazie che adesso vabbè dai faccia fa niente, andiamo oltre, non è che posso stare qui una giornata. Vedi, viene nero la cosa, è fastidiosissima. Comunque vabbè, pazienza, ormai me lo tengo. Amelie deve esprimere un parere severo a un collega. Come deve presentare le sue valutazioni? Con parole di incoraggiamento. Ormai so che questa è la risposta giusta, infatti aumento di rendimento medio. Siamo arrivati al ristorante, lo apriamo anche. Appena arrivano i dipendenti, li mandiamo tutti a fare un bel corso di formazione. Ecco la chef, gestisci Carly, paga per la formazione, normale corso di formazione. Vai. Sì, mi dispiace, fai la sarcastica, tesoro, ma guarda, cioè, la promozione mi sembra ancora un po' troppo presto. Se stai fermo, ti lodo. Anche lei pensa di essere formidabile. Ok, gestiamo anche Zora. Paghiamo per la formazione. Normale corso di formazione. E gestiamo anche lei. Corso di formazione accelerato. Ma lei è incinta, Zora. Lodala, che è piccola. C'era un'altra cameriera, però mi sembrava. Vabbè, intanto diamo il benvenuto agli ospiti. Mazza, sta arrivando un sacco di gente, ragazzi. Aiuto! Eppure ero convinto di avere un'altra cameriera. Lui ha pure fame, si va bene. E infatti, dov'è lei? Dov'è Anjuana? Scusate, la vedete voi? Sono io ciecata? Che se sta saltando il lavoro, la licenzio un tronco. E mi sembra che stia saltando proprio il lavoro. Che cavolo, eh? Qui c'è lei, Zora, che è anche incinta. Cioè, si presenta quella incinta e non si presenta lei. Ciao. Sì, il fatto che non ti presenti al lavoro per me è inammissibile. Non si è presentata al lavoro, cioè scusate, mi sembra una. È turbata, lei è turbata, aveva venire a lavorare. Scusa, assumiamo qualcun altro. Peccato è anziano, altrimenti avrei assunto lui. Cameron non mi sembra il caso, assumiamo questa Agustina Vega. Ok. Controlliamo il tavolo. C'è un critico! Aiuto! Io vado un po' avanti da sola perché sennò è noioso per voi. Se succede qualcosa di interessante, torno a registrare. Ok, qualcosa è successo. Questo stronzo. Non me ne frega se sono clienti, se sono permessi di venire a calciare il co. Cioè, no, non esiste proprio. No, non me ne frega la mazza se siete arrabbiati.
Scusate, ma non mi sembra proprio il caso. È stato promosso Benjamin. Allora, può diventare un giocatore di esports. Guadagnerà 121 euro. Sì, Simoleon, scusatemi allora. Vivi e respiri videogiochi fin da quando le tue dita sanno premere i grilletti. E come giocatore di eSport puoi farne una fonte di reddito. I premi includono il tappetino da gioco con sensore di movimento, prio perfezione. Altrimenti, imprenditore di startup 98 Simoleon Lora, trasforma le tue grandi idee in nomi sulla bocca di tutti. Come genio delle startup avrai bisogno di competenze e di contatti. Ma la ricchezza è a portata di mano. I premi includono la TV a schermo piatto, plasma, Tron 3000. Io lo vedo come imprenditore di startup, anche se guadagniamo un po' meno, ma tanto soldi non manca. Possiamo cacciarli fuori questi stronzi? Scusate. Vabbè, lascia stare, dai. Oh, urla parole proibite a questo idiota e manda via lui. Mandali via, tutti e due. Guarda, stima lì. No, basta, mi ha veramente... No, basta. Ah, e poi lo raccogli, cioè... Non lo so. Andatevene. Chiunque tu sia, grazie, sei stato carinissimo. Non come questi ignoranti. Dov'è il critico in tutto ciò? Guarda, sai che fai? Te lo mangite? Visto che hai fame. Ah no, ok, sono tornati lì. Lui? Aiuto, si sta arrabbiando, diamogli il benvenuto. Ehi, Baranchi! Ah, il critico è a due, aiuto. Ma perché non arriva la seconda cameriera? Guarda, vieni tu, portiamo qui Kyle, che sta bene. Benjamin, volevo dire. È la critica dell'altra volta, lei ci ha fatto anche una recensione non troppo... troppo lusinghiera. L'altro invece fu molto più carino, ci dette 4 stelle. Oddio, povera. No, ragazzi, lo so, ma io poverina... No, non ce la faccio vederla così, fammela pulire, ecco. Kyle, tesoro, puoi tornare a casa. Così mangi. Aiuto. Dal benvenuto. Controlla la situazione al tavolo. Allora, voi come avete piatti? Eccellente. Eccellente, ok. Allora, voi non vi offro nulla perché mi sembra che sta andando tutto bene. Oh, abbiamo avuto una recensione a 3 stelle. Il mio stomaco non è vuoto, neanche il mio portafoglio. Questo è un locale così che soddisfa i requisiti essenziali per potersi definire ristorante. Mangiate qui se avete problemi cardiaci e dovrete evitare le emozioni forti. Che bastardo. C'è riuscito a darci una buona valutazione pur con un insulto. Ripulisci qua, vai Kyle. E Ben. Perfetto, abbiamo guadagnato 429 Simoleon. Perfetto. Dobbiamo migliorare il tempo d'attesa al servizio. Invece il valore del pasto è buono. Perfetto, almeno questo. Allora, mi è venuto in mente una cosa. Lui ha invitato, ha detto ad Amelie di raggiungerlo qua, perché è una sorpresa per lei. Facciamo semplicemente una tipaglia fritta, va. E di vestirsi elegante. Lei si è vestita elegante ed eccola qua, in tutto il suo splendore. Perché Ben ha in mente una sorpresa, è qui che sta cucinando per lei. Vieni qua anche tu. E facciamo finta che stiano conversando amabilmente mentre
chiacchierano. Adoralo perché gli starei dicendo: cavolo, cosa stai facendo di buono? Cosa ho fatto io per meritarmi un sim come te, un uomo come te? Cioè. Cosa fai? È inappropriato, basta così, per favore. Ma sei impazzita? Ma sei ammattita? Amelie, per cortesia, non dire non dire eresie. Non è inappropriato, va benissimo che lo faccia. Glielo sto dicendo io, è il nostro ristorante. Guarda, vai a cura al giardino nel frattempo. Ferma, basta, vai a prenderti la porzione e siediti accanto a lui. Oh, eccoli qua. Lui aveva organizzato questa scenetta romantica. E magari adesso baciala sulla guancia. Perché lui comunque ha in mente una cosa. Ok, dai, posa questo piatto perché sta col piatto in mano. Va bene, flirta. Baciala. Puoi toglierti sto piatto di mano? Cioè, no ragazzi, scusate, eh? Un bacio con il piatto. Vabbè. Dai, che c'è una cosa importante da fare. E cioè proporre le nozze. Ora facciamo le cose al piatto, almeno lo fa in maniera normale. Secondo lui non c'era un posto migliore per proporre le nozze ad Amelie se non il suo ristorante. Quindi, tac. A parte certo far vedere lui che il plumbob rosso non è il massimo. Olle. E lei dice di sì, ovviamente. Oh, amore, sei felice, Amelie. Te l'ho detto che questo Simon te lo saresti sposato perché Ilenia ci ha dato una perla, anzi un diamante. Oh, vai. Che carini. Un'altra fotina, ovvio. Perfetto. Sei felice? Bacio soave. Vabbè, te lo blocco, inizierò a radunare il club, questo non c'è niente, cos'altro. Sei fidanzata ufficialmente, perché lo devi fare te? Va bene, basta. Direi che ci rivediamo a casa. Okay, ragazzi, sono le 6:12, lui tra poco va a lavorare. Sta morendo di sonno, mandiamolo a dormire. Almeno finché può farlo. Lei sta facendo un pisolino, ma no tesoro, usa e dormi anche te. Kyle in tutto ciò che invece sta benissimo, direi che viene qua a raccogliere tutto e poi facciamo il raduno del club. Che succede? Scopri cosa sta succedendo. Che sta succedendo, Kyle? Che ha fatto, scusa? Spruzzato. È stato spruzzato dal cane. Povero. No, povero. Urla parole proibite, dai, t'accontento. Ok, dai, vieni a raccogliermi tutto adesso mentre loro dormono. Un po', almeno un po'. Ragazzi, finalmente, meno male c'è Amelie che mi dà soddisfazioni. Promossa scalatrice aziendale. Amelie è stata promossa. Guadagnerà 80 simoleoni in più all'ora per un totale di 239. Anche se ha ricevuto il seguente bonus, 1746, e rivista Kronos, numero incorniciato dell'edizione da collezionista. Il suo prossimo turno è lunedì alle 8. Perfetto, quindi non ci cambia il turno. Direi che tu adesso però puoi lavare un attimo la volpina. Guarda, accarezza lei, cosa? Rincuora, cosa?
Ecco, perfetto, sporca anche lei, abbracciala. Fai un bagno. Poi baci anche lui e fa un bagno anche a lui. Non so che hai sonno, hai tutti i bisogni del mondo, anche tu, ma tu hai fatto, hai raccolto tutto, santo cielo. Ok. E vendiamo. 2000, 25 frutti del drago valgono 2000 simoleon. 182 le pere. Lo so che voglio fare una passeggiata, ma qui sono tutti più morti che vivi, tesoro. Purtroppo è un brutto momento. Poi fai una doccia veloce anche te, vai a mangiare qualcosa. Oddio, eccoci, ci siamo ragazzi. Kyle sta morendo. Bene, se prima era complicato, ora lo sarà ancora di più. Non ho più nemmeno l'aiuto di Kyle. Nessuno se ne sta accorgendo perché lui è preso a lavare Hiro. Lei sta dormendo. Vieni a rendertene conto, ti prego. Meno male domani è sabato e loro non lavorano. Perché qui c'è pure il lutto da affrontare adesso, Kyle. È stato bello averti con noi anche solo per poco. Cosa ridi? Emily, ma io. Ma buongiorno! Ti sei appena resa conto che sei in presenza del tristo mietitore che sta falciando via tuo padre? Ma io non capisco, sì, mi arrivano tutti giocosi, allegri e felici. Bene, liberiamo lo spirito e mettitelo nell'inventario. E poi lo andiamo a portare in un cimitero. Ora tu sei talmente giù che ti vai a fare. Vai in bagno. Ma non fertilizzare il cespuglio. Lei è fissata, c'è il bagno qui, giù, ma lei vuole sempre andare a fertilizzare quel dannato cespuglio. Poi ti prende degli avanzi e poi porti il cane a fare una passeggiata. C'è il cane, la volpina. Per favore, calmalo. Riempi tutte le ciotole. Tesoro, ti riprendi? Riempi tutte le ciotole. Riempi tutte le ciotole. Ce la facciamo? Sì. Cioè, peggio di così. Che succede? Ah, ok, te ne stai andando, bravo. Ora prendite degli avanzi. Poi andiamo portate una a testa i cani a fare una passeggiata. Piangi, dai, così ti sfoghi. E tu, tesoro, prova a rincuorare, magari. Insomma, ha perso i genitori. Consolala per la morte, dai. Appena hai mangiato. Allora, finalmente dopo 2 ore e mezzo l'ho finito di mangiare e viene a consolare Amelie. E ora porterà Shiba a fare una passeggiata. Tu invece porti Hiro, non mi interessa se stai morendo di sonno. Ok, ti stai riprendendo, vedo. Hiro? Dai, fate una passeggiata breve. Tu? Che ci fai qui? Ti ho detto vai a fare jogging. Ah, deve fare la casa. Ragazzi, direi che per questa puntata ci possiamo anche salutare. Ci vediamo la prossima volta, dove credo avverrà il matrimonio, dove ci sarà presumibilmente il matrimonio tra Amelie e Benjamin. Nel frattempo io cercherò di portare avanti le abilità perché tu non stai dormendo, che hai ancora sonno. Dormi ancora. Lascia sta cosa del fare jogging. Eccoci, bravissimo, allora ripara.
E insomma, vabbè, niente, ci sarà il matrimonio. Lasciatemi un like e un commento se intanto questo video vi è piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità. E noi ci vediamo la prossima volta. Sup sul!